Bentrovati a un nuovo appuntamento con la rubrica Il Domenicale. Oggi celebriamo la prima domenica nell'ottava di Natale, festa della Santa Famiglia. Ci introduce nella liturgia della parola un brano tratto dal libro della Genesi. È uno degli episodi che riguardano la storia di Abramo, un momento nel quale Dio rinnova la sua promessa di dare ad Abramo una discendenza numerosa. Tutto è possibile a Dio. All'uomo, ad Abramo, è richiesto di aderire con la propria vita, con la fede. Il patriarca è un uomo che si presenta dinanzi al Signore con tutte le sue fragilità, con tutti i suoi dubbi. Durante tutta la storia di Abramo, più volte è chiamato a rinnovare la sua adesione di fede, più volte è chiamato a superare la sua incredulità, la sua diffidenza di fronte all'impossibilità, dal punto di vista umano, di vedere realizzate le promesse fatte dal Signore e fidarsi appunto di Dio e vedere che Dio realizza pienamente nella vita dell'uomo ciò che egli promette. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei. Ancora la seconda lettura ci fa soffermare l'attenzione su Abramo, che ci viene presentato come colui che ha avuto fede e proprio in virtù della fede ha potuto vedere realizzata la promessa di avere una discendenza numerosa. E il testo della lettera agli Ebrei ci suggerisce come anche noi possiamo diventare stirpe di Abramo proprio mediante un'adesione di fede alla verità rivelata nel Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi, tratto dal Vangelo secondo San Luca, ci riporta l'episodio della presentazione al Tempio di Gesù, dove abbiamo al centro di questo racconto certamente l'incontro con questi due anziani, con Simeone e Anna, due persone che ci sono presentate come in attesa del giorno in cui il Messia si sarebbe rivelato, in attesa della consolazione di Israele e che sono esauditi nel loro desiderio, sono accontentati e vedono nel bimbo portato a Gerusalemme da Giuseppe e Maria, vedono il realizzarsi, il compiersi delle promesse fatte da Dio. Ma prima di soffermarci più lungamente sul Vangelo di oggi, ascoltiamo il riassunto della settimana. Questa settimana ci ha condotti alla celebrazione del Santo Natale venerdì 25 dicembre. E quindi abbiamo vissuto, diciamo, la settimana che ci ha portato al Natale, con la novena del Natale, ma soprattutto con il periodo mariano dal 17 al 24 di dicembre, che ci ha aiutati a leggere i testi più importanti in relazione a Natale. E quindi anche i Vangeli, soprattutto i Vangeli dell'infanzia, hanno guidato la nostra riflessione. Quindi lunedì 21 dicembre abbiamo letto il testo della Visitazione. Già il 20 avevamo letto domenica, quarta domenica di Avvento, l'Annunciazione. Subito dopo leggiamo il testo di Luca 1, 39, 45, appunto della Visitazione. Il percorso che nella fede Maria fa è il riconoscimento attraverso Elisabetta di questo percorso. E così martedì 22 dicembre abbiamo letto il canto di ringraziamento di Maria, famosissimo Magnificat, ha guardato alla bassezza della sua serva e quindi la consapevolezza della missione ricevuta e anche della grazia donata in questa missione che adesso in Maria è pienamente consapevole. Mercoledì invece, 23 dicembre, abbiamo letto l'episodio che riguarda il Battista, in particolare la nascita e la circoncisione del Battista, ma soprattutto il testo ci viene riferito perché all'interno di questo episodio viene dato il nome, è importante, il nome legato alla missione, Giovanni. Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami così, non credono ad Elisabetta, chiedono al padre che scrive Giovanni è il suo nome, ma in quel momento gli si apre la lingua, riconosce la verità della parola che l'angelo gli aveva portato dal Signore, da parte del Signore, e accordando la sua vita con questa parola, la sua vita torna ad essere armonica in shalom e quindi anche a cantare.
Giovedì 24 dicembre invece abbiamo letto questa volta il cantico di Zaccaria, e cioè il Benedictus, che si divide sostanzialmente in due parti. Da una parte rende lode alla fedeltà di Dio che ha mantenuto le sue promesse. La seconda parte del Benedictus è riferita più al figlio, al Battista, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore. Quindi gli annuncia un percorso, una vocazione profetica. Ecco che l'avere aperto la vita alla parola del Signore lo ha portato proprio a sentire quel vento dello Spirito e anche ad indicare la via che sta battendo. Infine, venerdì 25 dicembre, abbiamo letto il testo del prologo, il giorno di Natale. Abbiamo in effetti molti Vangeli di Natale, tra la notte, la vigilia, l'aurora anche, però nel giorno della messa di Natale leggiamo il testo del prologo. Il Verbo si è fatto carne. Non c'è più soltanto la grotta di Betlemme, ma c'è il significato dell'evento della grotta di Betlemme. Il Verbo è entrato nel nostro mondo per rivelarci il Padre e renderci partecipi della sua vita. E infine, sabato 26 dicembre, abbiamo letto il primo dei famosi Comites Christi, e cioè dei compagni di Cristo. Ne leggeremo parecchi in questa settimana nell'ottava di Natale, e il primo di questi è proprio il primo protomartire, Santo Stefano. Il testo che ci viene suggerito è il testo di Matteo 10, 17, 22. Con questo testo Gesù annuncia nel discorso missionario ai suoi discepoli anche le persecuzioni, ma annuncia anche l'assistenza dello Spirito in questa loro grande testimonianza. Questa è un po' la settimana del Natale e i Vangeli che l'hanno caratterizzata. Come anticipavo, il Vangelo di oggi è tratto dal Vangelo secondo San Luca ed è uno dei tanti episodi che troviamo appunto nel Vangelo di San Luca riferito all'infanzia di Gesù. È l'episodio della presentazione di Gesù al Tempio, un episodio che conosciamo molto bene, ampiamente commentato. Abbiamo l'occasione di poter anche avere la sollecitazione di Monica Michelotti, che ha preparato la sua meditazione artistica sul Vangelo di questa domenica, e la ringrazio per questo. Nel Vangelo di oggi soprattutto siamo in qualche modo chiamati a soffermarci sull'importanza di questi personaggi, per certi versi marginali, che però ci rappresentano, ci presentano, ci incarnano l'attesa del Messia, l'attesa da parte dei giusti, l'attesa da parte di coloro che non si sono arresi, non si sono dati per vinti, non si sono conformati a quelle che erano modi facili o alternativi di vivere del loro mondo contemporaneo. Non sono i radicali, non sono coloro che in qualche modo rappresentano una categoria di oltranzisti, no, sono semplicemente coloro che perseverano, che non si lasciano distogliere da altre correnti di pensiero, ma che custodiscono la fede nel fatto che Dio realizza le sue promesse. Non soltanto, sono coloro che restano radicati nella convinzione, sostenuti dalla fede, che è Dio a portare avanti la storia e che certamente il Signore porta e realizza il bene che ha promesso nei momenti in cui questo è possibile, nei momenti in cui lo ritiene pronto, nei momenti in cui il mondo, le vicende della storia sono pronte per fare un balzo in avanti grazie a un intervento di Dio. Sono coloro che non smettono di mettersi in ascolto della parola di Dio. Sono persone anziane. In qualche modo ci viene detto e sottolineato dall'Evangelista Luca, c'è Simeone, c'è Anna, sono persone vecchie, ma nonostante la loro età avanzata, in qualche modo ci presentano invece il loro essere giovani, giovani dentro,
perché hanno una freschezza nell'animo, nello spirito, che è data dalla loro fede, che è data dal loro rapporto con Dio. In qualche modo, se proprio si volesse giocare su questo, si dovrebbe dire che tutti gli altri fuori, da Simeone, da Anna, da Elisabetta, da Zaccaria, tutti gli altri sono i veri vecchi, sono quelli che hanno guardato da un'altra parte, sono quelli che hanno smesso di credere, di aspettare, di attendere la salvezza da parte di Dio. Sono coloro che hanno cercato di darsi la salvezza attraverso le opere dell'uomo, attraverso le loro opere. Invece poi ci sono questi vecchi, che pure invece manifestano e incarnano tanta giovinezza nello spirito, perché hanno una consapevolezza: non è l'uomo che fa la differenza, non è l'uomo che salva se stesso, ma è Dio che guarda l'uomo, è Dio che interviene, è Dio che prepara le cose migliori per l'uomo. E loro sanno bene che non possono sperare di ottenerle con le loro sole forze, ma sarà il Signore a donare gratuitamente e in abbondanza le cose migliori. Ed è per questo che sono accontentati, sono esauditi nella loro attesa, vedono con i loro occhi la salvezza che è entrata nel mondo. Il Verbo si è fatto carne, il Figlio di Dio, colui che è il creatore del mondo, è venuto nel mondo per salvare coloro che lo attendono nella fede. E proprio il tema della fede è centro di questa domenica nell'ottava di Natale, e in qualche modo siamo sollecitati, anche grazie alla lettura della lettera agli Ebrei, a guardare a questa domenica, a questo giorno, attraverso questa chiave di lettura, attraverso questa prospettiva. C'è una moltitudine, c'è un numero sterminato di figli di Abramo che sono sua discendenza e sono chiamati a essere eredi delle promesse di Dio, delle cose buone. Sono questi coloro che entrano in possesso del regno, e questa moltitudine è composta da coloro che hanno fede e riconoscono, mediante la loro fede, il Cristo presente nel mondo, l'unigenito Figlio di Dio, e credendo in Lui ottengono da Dio la salvezza. Ci fermiamo qui per oggi. Ancora a tutti auguro buone feste e un buon anno nuovo, e un arrivederci alla prossima settimana.